Acqua. Le persone che si trovano nell'area limitrofa al parco sono pregate di prendere posto, grazie. Si avvicina perché ci dimostra la sua solidarietà, che è un padre, che noi, un padre insomma è attento ai bisogni di figli e anche spirituale, insomma, se non ci sentiamo abbandonati. Comunque sappiamo che il Santo Padre ci può dare delle parole di conforto e di speranza anche da parte della Chiesa, e nonostante molti l'abbiano comunque anche criticato, noi sappiamo che il Santo Padre ci è di conforto e di aiuto anche in questo momento difficile che stanno passando i fedeli e quelli di Rovereto, di Carpi, dei comuni colpiti. Perché insomma il Papa è il Papa, dopo credente o non credente, però è una bella opportunità per far vedere un po' quello che è successo nel nostro paese. Cari fratelli e sorelle, grazie per la vostra accoglienza. Fin dai primi giorni del terremoto che vi ha colpito, sono stato sempre vicino a voi, con la preghiera e l'interessamento. Ma quando ho visto che la prova era diventata più dura, ho sentito in modo sempre più forte
il bisogno di venire in persona in mezzo a voi. E ringrazio il Signore che me l'ha concesso. Sono allora con grande affetto con voi, qui riuniti, e abbraccio con la mente e il cuore tutti i paesi, tutte le popolazioni che hanno subito danni dal sisma, specialmente le famiglie e le comunità che piangono i defunti. Il Signore li accolga nella sua pace. Avrei voluto visitare tutte le comunità per rendermi presente in modo personale e concreto, ma voi sapete bene quanto sarebbe stato difficile. In questo momento però vorrei che tutti, in ogni paese, sentiste come il cuore del Papa è vicino al vostro cuore per consolarvi. Sicuramente un grande aiuto, una grande presenza, come un padre che va a visitare i propri figli. Dio è per noi rifugio e fortezza. Aiuto infallibile si è mostrato alle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Quante volte ho letto queste parole? Innumerevoli volte, 61 anni sono sacerdote. Eppure in certi momenti come questo, parole colpiscono fortemente, perché toccano sul vivo, danno voce a un'esperienza che adesso voi state vivendo e che tutti quelli che pregano condividono. Ma vedete, queste parole del Salmo non solo mi colpiscono perché usano l'immagine del terremoto, ma soprattutto per ciò che affermano riguardo al nostro atteggiamento interiore di fronte allo sconvolgimento della natura. Un atteggiamento di grande sicurezza basata sulla roccia stabile, irremovibile che è Dio. Noi non temiamo se trema la terra, dice il salmista, perché Dio è per noi rifugio e fortezza e aiuto infallibile nelle angosce. Il Papa, la visita del Papa è un abbraccio che ci dà per riunirci ancora di più, per essere più forti, perché noi ce la dobbiamo fare, prima di tutto per i nostri figli, soprattutto anche per noi, e non dobbiamo assolutamente per nessun motivo far morire il nostro paese. Eravamo abituati molto bene prima e dobbiamo migliorarci. Adesso, mettendoci insieme, dobbiamo aiutare la comunità a creare, che siano le scuole, che sia un centro medico, qualsiasi cosa, ma non dobbiamo abbatterci, e il Papa ci deve dare, ci darà sicuramente quella forza che serve per ripartire. Si capisce che ripartiamo dal basso, perché meno di così, però ripartiremo insieme perché siamo forti. Voi siete gente che tutti gli italiani stimano per la vostra umanità e socievolezza, per la laboriosità unita alla giovialità. Tutto ciò che ora ha messo a dura prova da questa situazione, ma essa non deve e non può intaccare quello che voi siete come popolo, la vostra storia e la vostra cultura. Rimanete fedeli alla vostra vocazione di gente fraterna e solidale, e affronterete ogni cosa con pazienza e determinazione, respingendo le tentazioni che purtroppo sono connesse a questi momenti di debolezza e di bisogno. La situazione che state vivendo ha messo in luce un aspetto che vorrei fosse ben presente nel vostro cuore. Non siete e non sarete soli. La Chiesa vi è vicina e vi sarà vicina con la sua preghiera e con l'aiuto concreto delle sue organizzazioni, in particolare della Caritas, che si impegnerà anche nella ricostruzione del tessuto comunitario delle parrocchie. Cari amici, vi benedico tutti e ciascuno.
e vi porto con grande affetto nel mio cuore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie a voi per tutto. Riteniamo che sia giusto, visto anche la situazione che abbiamo in paese, visto i danni che abbiamo ricavato purtroppo dal terremoto, per cui se può portare un po' di importanza al nostro paese è sempre un grande onore, un grande privilegio per noi. Speriamo che anche dopo la visita ovviamente non veniamo dimenticati, noi faremo di tutto per fare la nostra parte, per risollevarci, per far rivivere il paese, però se riceviamo anche un aiuto da fuori...